Buongiorno. Come vedete siamo quasi montagne e montagne, direi siamo esattamente a Tramonti di Sotto, anzi Tramonti di Sopra, Tramonti di Sopra qui in Friuli Venezia Giulia, e oggi andremo a visitare un posto molto molto carino perché ci sono delle pozze smeraldine. Seguiteci. Salitina all'inizio, poi il primo pezzo su asfalto, adesso siamo un po' su sterrato. Il percorso per il momento è abbastanza tranquillo, insomma c'è questa strada sterrata, tra l'altro fattibilissima col nostro passeggino che passa nel bosco, e qui sotto scorre il torrente. Siamo arrivati alle prime pozze e il colore dell'acqua è veramente incredibile. Si comprende immediatamente il motivo per il quale vengono chiamate pozze smeraldine. Sto cercando di convincere Giulia a mettere i piedini in acqua e fare una sorta di percorso Kneipp. Manco morta. Non è molto convinta? Sappi che io non ho fatto testamento e adesso mi appresto ad entrare con Ciao! I piedi nudi nella pozza smeraldina. Ma cosa ci fai là dentro? Faccio il percorso Kneipp gratuito. E cosa ti ho detto io invece, che sei tutto scemo? Io son per certo che lei cadrà totalmente. Siria, non abbiamo cambi, eh? Ragazzi, sto guadando il fiume, guardate, io e mio amico Adriano qua stiamo guadando il fiume. E voi cosa ridete là? Non dovete ridere, noi siamo coraggiosi. Fabio, devi andare avanti, se no muore Adriano. Che bellini che camminano a papera. Abbiamo i piedini un po' rossi, eh? Si vede che la circolazione si è riattivata perfettamente. Piove. Piove, piove, piove. Doveva piovere pomeriggio e invece è piovuto subito dopo l'ora di pranzo. Thank you.
Niente da fare, sembra che la pioggia ha veramente vinto oggi. Tra l'altro il telefono sotto la pioggia funziona benissimo. Posto bellissimo, ma un po' umido. Un po' umido. Siamo rientrati alla macchina, decisamente un po' bagnatini, un po' stanchi, passeggino praticamente inondato d'acqua. Per questo motivo Giulia e io abbiamo portato il piccolo a mano. Queste pozze smeraldine sono qualcosa di spettacolare. Oggi, che domenica, c'era un po' di gente, forse venire magari a mezza settimana è meglio. Sono una serie di vasche naturali che seguono il percorso di questo torrente e che assumono questo colore verde intenso, veramente molto bello. Oggi non c'era molto sole e magari il colore non era così spettacolare. Ecco che arriva la nostra eroina. No, non andarmi nel fango che mi sporchi tutta la macchina. Senti, di una frase qua per chiudere il video. Come erano le pozze smeraldine? Bagnate. Tra l'altro adesso, se vedete, sta quasi uscendo il sole, adesso che siamo arrivati in macchina. Dammi qua. Vi salutiamo, appuntamento alla prossima. Pozze smeraldine da vedere.